Eccoci qua. Ciao Michele. Ciao Michele. Allora, due Micheli. Credo che sia la prima volta. Sì, credo che sia la prima volta. Michele. Kramer versus Kramer. Michele versus Michele. Allora, Michele Starnini, che è questo signore che vedete lì, decisamente più giovane di me, è un fisico statistico, fa ricerca su modelli complessi. Adesso ne parleremo un attimo, ma senza entrare troppo nel tecnico. Ci siamo conosciuti ovviamente via Twitter, dove abbiamo fatto un dibattito. Il dibattito poi l'abbiamo risolto per il dettaglio tecnico, c'era come al solito incomprensione, ma le persone razionali poi trovano la soluzione tecnica. E la soluzione tecnica aveva a che fare con se uso un certo modello può avere una certa predizione o meno, e questa predizione, se nei dati non la vedo identica, mi insegna qualcosa il dato o non mi insegna qualcosa il dato? Chi è curioso del gossip vada su Twitter, se lo cerca e fine. A noi due invece interessa, come dire, il punto d'arrivo, poi anche la questione sostanziale, che è, visto che lui lavora, una delle cose che fa, sta, a proposito, mi sono scordato di dire l'affiliation, mentre ci raggiunge da Barcellona, e Tan Elborn, l'eco, lui lavora a Easy Foundation a Torino. Dove, quindi, se volete informazioni più dettagliate su Michele Starnini, andate lì, suppongo sia sul tuo curriculum, no? Spettacolare. Vabbè, insomma, vabbè, lo cercherò io, lo metto in lo attacco al video, così andate. Ricordate, dovete mettere dei like, anche se la cosa vi annoia, perché adesso andiamo sul tecnico. Mettete dei like lo stesso, che pubblicità progresso. Prego, Michele. Va bene, allora, sì, lavoro a Fondazione Easy, faccio ricerca su quello che sono in generale, diciamo, processi diffusivi su reti complesse, quindi da una parte c'è un po' la storia delle epidemie, quindi che si diffondono su reti di contatti sociali, dall'altra parte ci può essere un esempio che è diffusione di informazioni su reti sociali, per esempio online. Insomma, con Michele ci siamo trovati a discutere su Twitter di fronte a questo grafico, cercando di capire quale, diciamo, che inferenza si potesse trarre, ecco, da questo grafico. Ora, alla fin fine, in realtà, come dicevamo anche la volta scorsa con Michele in privato, la matematica che sta dietro questi modelli che si usano in epidemiologia, in realtà è abbastanza semplice. E in realtà, secondo me, alla fin fine conta per il 2% di quella che è l'importanza del modello in sé. Quella è stata un po', diciamo, la rivoluzione 20 anni fa che ha fatto Sandro Espignani e altri, è stata di buttarci dentro una vagonata di dati. Per cui, insomma, come funzionano questi modelli epidemiologici? Funzionano con due ingredienti, in pratica. Da una parte c'è la malattia, come si diffonde su un sostrato, su una rete, e qui, vabbè, ci si mettono dentro dei parametri che si cercano di capire dalla malattia stessa, qual è la probabilità di contagiarsi, quanto tempo ci mette a guarire, se c'è un periodo di latenza e tutta una serie di cose. L'altro ingrediente fondamentale è dove si diffonde questa malattia e quindi io devo metterci fondamentalmente come le persone entrano in contatto. Quindi ci metto la rete fondamentalmente dei contatti di un paese intero o anche di tutto il mondo e quindi devo metterci dentro i dati della mobilità, degli spostamenti con l'aereo, del commuting casa-lavoro, dello spostamento tra province e anche quelli che sono i dati un po' della popolazione, quindi fondamentalmente quanto gli anziani vengono in contatto con i giovani, quanto è possibile venire in contatto se vai a scuola, se vai a lavoro, eccetera, eccetera. Quindi questa è un po' la parentesi su quello che è, insomma, modelli epidemiologici moderni o computazionali, come li chiamiamo. Tra l'altro, scusami, un disclaimer, io non sono un epidemiologo, grazie Michele per aver detto, sono un fisico statistico che appunto si è occupato anche di epidemiologia computazionale. Qualsiasi bischierata che dica su dettagli tecnici del modello, mi scuserete, però insomma, ne so abbastanza per poterne parlare davanti a voi così. Grazie, sì, no, condivido, tra l'altro, forse un giorno, se ne hai voglia, forse con qualcun altro, si potrebbe fare la storia di questo tipo di letteratura tecnica, no? Della complexity, di cui sono rimasto affascinato per molto tempo, ai tempi del Santa Anch'io. Fe Institute, quando, sai che tu forse eri nato nell'86, eri No, nato, sono nato proprio nell'86. hai visto? E invece noi eravamo lì con John Holland, Palmer, Phil Anderson. Sì. E compagnia a discutere di
Vabbè, di vedere come ci fa. Allora, perché a me interessa? Perché un po' li conosco. Li conosco da quella cosa perché? Perché è una cosa che anche gli economisti hanno provato a fare per molto tempo. E in effetti noi abbiamo rinunciato. Anche se vi sono ancora molti colleghi che ci lavorano, e va bene, cioè, forse ci ho rinunciato io, ci hanno rinunciato alcuni di noi, nel senso che l'ostacolo vero, è di due tipi. C'è un ostacolo concettuale e c'è un ostacolo di raccolta di dati. Ora sono cambiate le cose rispetto a 30 anni fa, quindi mi rendo conto che quello che nel 1992 mi sembrava abbastanza inutile cercare di fare, io lavoravo su un modello esattamente simile a quello epidemiologico, di diffusione e innovazione in settore, ma guarda, è molto simile. Tu provi a costruire un modello di, nel tempo dinamico di imprese che acquisiscono o non acquisiscono technological know-how, quindi si infettano o non si infettano, imparano, copiano o non copiano. Ok, di come questa cosa si diffonde, alla fine lo strumento matematico è quello, però hai bisogno di dati estremamente dettagliati su l'impresa questa, l'impresa quella. Quindi gli anni qui ovviamente uno guardava molto a Silicon Valley, il copiare, eccetera. Quindi i problemi sono quelli, quindi c'è un problema di dati dal punto di vista economico, poi c'è un problema concettuale che secondo me vale anche per voi, forse potremmo cominciare a discutere da questo. E cioè il fatto che i nodi, i puntini nel netto, nel lattice, chiamalo come vuoi, nella rete, eccetera, sono esseri umani. E gli esseri umani hanno questa caratteristica strana, al contrario altre cose non viventi come gli umani. E cioè che il virus in sé non cambia, no? Però sì, gli esseri umani cambiano i comportamenti. Cambiano drammaticamente i comportamenti e tendono a cambiarli con strategie che almeno sono almeno localmente razionali, nel senso, data l'informazione a disposizione, reagiscono col modello del mondo che hanno. E nel caso specifico, a me, ecco, la prima cosa che mi ha colpito molto è come le reazioni degli umani fossero determinate da cosa? E cioè dal sistema mediatico. E cioè dal racconto di ciò che stava avvenendo, che gli veniva dato in televisione, al giornale, alla radio, eccetera. E lì hai un problema di come lo modelli questo a Dubai. Suppongo tu conosca Perback, ti ricordi chi era Perback? No, sì, sinceramente. Quello della self-organized criticality. Ok, danese. Domanda in diretta. Vabbè, anche lui. Quello sì. della sand pile. Vabbè, non importa, non parliamo. Comunque, perché era uno all'inizio, poi purtroppo è morto, non stava, insomma, è morto prima del dovuto. Stava a Brookhaven, se non sbaglio. Un altro di questi, insomma, all'origine di questo campo di ricerca, negli anni 80, primi anni 90. E lui era invece assolutamente convinto che gli umani sono come le formiche, obbediscono a pochissime regole e... questo è l'aspetto secondo me più complicato. Questo come lo approcci? Sono contento che parli di questo perché mi dai l'occasione di raffare un argomento che è un po' appunto la comunità dove io vengo, che è fisica statistica, alla fin fine c'è tutta una serie di, diciamo, c'è ancora un approccio molto tra virgolette vecchio, se mi permetti, che è un po' quello che io chiamo, ridendo un po', il modello di easing delle interazioni umane, no? Nel senso, il modello di easing è il modello famoso per cui sono spin alto, spin basso, come detto, il modello ferromagnetico. Beh, esattamente, gli ions, guarda, non volevo menzionarlo perché... Guarda, che noi ci scherziamo tutti tra di noi, diciamo, tra comunità. Ah, sì, bene, sono contento. No, cioè, nel senso, chiaramente, cioè, ci sono un po' due mondi separati, no? Chiaramente, se uno soprattutto viene da quello che è un po' il mio background, è molto naturale cercare di applicare dei modelli estremamente anche eleganti e belli, come il modello di easing, a quelle che sono... le interazioni umane, quello che è il comportamento umano. Una figonata. Quello che è stato invece il cambiamento, appunto, forse 20 anni fa, forse non lo so, è stato un po' di dire, ma guarda, insomma, la matematica che c'è dietro lasciamo perdere l'idea di poter fare delle predizioni sulla base, appunto, di un modello deterministico, main field, quindi in campo medio, eccetera, eccetera. E spostiamoci un attimo dalla parte dei dati. Quella che è stata veramente una botta incredibile, secondo me, personalmente, alla disciplina è stata: vediamo veramente come le persone si muovono sul globo, come fanno commuting per il lavoro, eccetera, eccetera. Metto, diciamo, delle equazioni, un processo stocastico di diffusione molto semplice, ci metto sotto però quello che sono le interazioni vere tra le persone
butto tutto in forno 2 ore, cioè faccio delle simulazioni bestiali e cerco fondamentalmente di disegnare quelli che sono degli scenari, no? Quindi nel senso io metto, ma cosa succede se le persone interagiscono con un certo ritmo? Cosa succede se le persone smettono di andare a scuola, per esempio? Cosa succede se io taglio i collegamenti aerei? Quindi quelli che secondo me, personalmente, servono ai modelli epidemiologici, servono un po' a questo. Uno fa degli scenari diversi, cosa succede se chiudo le scuole? Infatti ti dico, io faccio la calibrazione del mio modello sui dati epidemiologici esistenti, quindi cerco di aggiustarlo in un certo senso. E poi dico, vabbè, suppongo che fondamentalmente chiudendo le scuole uno dei layer delle interazioni si riduca, no? Quindi fondamentalmente i bambini non entrano in contatto, quindi a loro volta non c'è quel canale di trasmissione, e provo a costruire uno scenario per quello che è la chiusura delle scuole. Oppure, che cosa succede se io chiudo l'Italia rispetto ai voli degli altri paesi? Eccetera, eccetera. Questo è stato, diciamo, un po' il grande, secondo me, cambiamento dall'epidemiologia dei fisici statistici, se mi permetti, a un'epidemiologia computazionale che, insomma, è un po' più robusta, ecco. Sì, no, sono d'accordo. E mi sembra un grande progresso rispetto alla stato... Tieni conto che noi abbiamo esattamente lo stesso problema. Cioè, l'analogia e la possibilità di cross-fertilization, il problema sia teorico che empirico, no? In economia è uguale, no? È il fatto che gli individui non sono tutti uguali, non si comportano tutti con le stesse regole, non hanno... E poi c'è proprio un elemento, però, che è quello che rende... quello che crea anche attorno agli scenari che si stimano o che si simulano, gli intervalli di confidenza, a mio avviso, estremamente ampi. E cioè cosa? E cioè il fatto che la reazione umana ad ogni variazione di parametri è molto difficile da prevedere. Prendi l'esempio, per esempio, delle scuole, no? Proprio come esempio, se vuoi, facendo finta di fare brainstorming così, per chi ci ascolta. Uno dice, ok, chiudo le scuole, che sono obiettivamente luoghi chiusi, quindi nel caso di un'epidemia, ovviamente luoghi dove lo spreading è molto alto, dove, insomma, eccetera, eccetera. Quindi. E i ragazzi stanno a casa. Stanno a casa? Con i nonni. Certo. A parte che appunto stanno a casa con i nonni o vanno a trovare i nonni. È quello... super interessante. Ma, la cosa divertente è, per esempio, stanno a casa? O vanno a giocare con... Sì. No, è chiaro, ma guarda... Certo. Il numero, io nel periodo lì, mi ricordo, è stato molto divertente, perché ero in un posto, insomma, durante la chiusura italiana, finché ero in Italia, sono tornato qui da meno di un mese, in cui vedevo un fiumiciattolo, un parco, insomma, era molto carino. E i primi giorni della chiusura delle scuole lockdown non c'era nessuno. Al terzo o quarto giorno c'era il sole, sono arrivati 2 ragazzi, chiaramente adolescenti, 16 a 7, mi ricordo. C'era il sole, si sono messi a giocarlo sull'erba. Poi il giorno dopo erano in 4. A un certo punto c'erano le folle, tutte di giri di ragazze. E veniva lì, era tranquillo, nessuno li vedeva, giocavano, alcuni si mettevano a pescare. E mi ha molto divertito, perché ho detto, ma dico, sono più assembrati e vicini l'uno all'altro di probabilmente quello che sono in classe. No, ma guarda, nel senso, su questo, cioè, è ovvio, ma non c'è soltanto... Ma no, hai capito l'esempio, cioè, capisci l'esempio, è solo un esempio. Cioè, il problema è far capire che, come lo modelli questo? Non lo modelli, ma è chiaro, ma nel senso, c'è ancora di peggio se vuoi, no? Immaginati che appunto, nel senso, l'epidemia comincia a scendere giù, e quindi la gente reagisce a questa cosa, ma non ci sono più morti in televisione, cosa faccio? Ma allora mi vado a prendere il caffè al bar. Cioè, è chiaro che questa cosa non è modellizzabile in nessun modo. O meglio, cioè, oh no, bisogna provarci, cioè, noi non arrendetevi così rapidamente. No, ma poi i poveri scienziati sociali stanno provando a farlo da un secolo, 2 secoli. Disastro, risultati schifosi, però ci si prova. Però nel senso, in realtà, appunto, quando sei, diciamo, nella fase preliminare di quella che è l'infezione, devi convincere un policy maker che, guarda, io ti sto facendo vedere i dati, ma con quello che io riesco a vedere per adesso, se non chiudi lo scenario, se nessuno cambia il suo comportamento, no? Adesso io mi immagino a febbraio, anche già a marzo, negli Stati Uniti, no? A New York, qualcuno i dati li cominciava a vedere. Quindi, nel senso, c'erano già i dati dell'Italia, c'erano già i dati dell'Europa, e c'erano i dati dei voli tra l'Italia e l'Europa, no? Quindi io mi immagino che qualcuno, insomma, sia andato da,
da un policy maker, gli ha fatto: guarda, ma io ho questi modelli di previsione, qui se nessuno cambia niente, io ti posso fare una stima di quello che succede. Faccio uno scenario, che puoi chiamarlo worst case scenario, chiamalo come vuoi, però nel senso, se negli Stati Uniti non facciamo niente, guarda l'epidemia, si è diffusa così in Europa, questi sono i voli dall'Europa agli Stati Uniti, questo è come interagiscono le persone, se non facciamo niente l'epidemia si diffonderà, ed è quello che alla fine è successo. Quindi nel senso, il problema è riuscire a convincere il policy maker sull'early outbreak, perché poi alla fine quando è scoppiato, è scoppiato. Ecco, ma vedi, qui appunto c'è il problema. Allora, se voi restiamo sui modelli e su qual è, per esempio, l'intervallo di confidenza attorno alle previsioni che io ho visto circolare, no? Io ho visto all'inizio le previsioni... Non ho capito, ho saltato. L'incertezza, sia di modello che di valore dei parametri che comportamentale. Attorno alle previsioni e ai scenari che io vedevo circolare, per esempio, anche a febbraio, sia sulla Cina sia su altri paesi, era enorme. Non veniva mai riportato. Questo, a mio avviso, è un problema, nel senso che va riportato. L'altro aspetto, te ne metto tre in fila, poi ti lascio la parola. L'altro aspetto era che, proprio perché, e tu lo sai, l'abbiamo discusso prima, l'hai menzionato anche adesso, la media del paese, della nazione, eccetera, è un oggetto con molto poco significato, sia nei modelli che nella realtà. No? Questo è enormemente vero per un paese come gli Stati Uniti, ma è vero addirittura per un paese come l'Italia o anche più piccoli dell'Italia. Quando uno riporta solo la media e non riporta il fatto che in realtà il 70% del disastro viene, che so, da ospedali, case di rilievo e certe aree, certe zone, certi settori della vita sociale in certe zone del paese, la reazione del policy maker, ma anche e soprattutto la reazione dell'opinione pubblica, che alla fine non è mediata da Michele Starnini, Michele Boldrini, non siamo tu e io che facciamo, capisci, i programmi di successo dove invitiamo i guru a raccontare al popolo quello che succede, la reazione diventa quella della media, e cioè tutto è in grandissimo pericolo. Questo è successo praticamente in quasi tutti i paesi, e questo ha avuto a mio avviso delle conseguenze piuttosto serie. La terza questione, che mi rendo conto, non prendo alcuna accusa, perché gli economisti hanno esattamente lo stesso problema, che è una delle ragioni per cui sono diventato anche molto cattivo nel dibattito pubblico, forse fin troppo, però francamente non me ne pento. E cioè che se ti adatti al messaggio o alla modalità di mandare messaggi che è il sistema mediatico, perché prima del sistema politico viene quello mediatico, è il sistema mediatico che fa da tramite, da filtro, da conduit, se vuoi, fra lo scienziato, sia esso un fisico statistico, un epidemiologo o un economista o un virologo, e il potere politico. Se ti adatti quindi alle loro modalità di comunicazione, finisci per dir cazzate. E allora lì c'è un problema, se voi lo discutiamo alla fine, proprio di etica professionale. Per essere ascoltato, per avere successo, devo accettare di dir cazzate? Perché così il mondo è complicato, ma la gente è semplice e tonta, quindi li devo spaventare? O devo rifiutare? Questo, se voi, lo discutiamo anche un'altra volta. Ho messo sul terreno le tre cose che a me colpiscono. Allora, guarda, cominciamo dal primo, intervalli di confidenza. Guarda, ti dico, qua sfondi una porta aperta, nel senso che comunque sia, i modelli epidemiologici, insomma, moderni, sono tutti modelli stocastici in cui chiunque venga a presentarti uno scenario, una previsione, chiamala come vuoi, con un numero non lo devi neanche ascoltare. Ecco, se guardi un modello qualsiasi, anche il più scalcagnato, ecco, ti danno sempre delle barre di errore bestiali, che poi tra l'altro non è soltanto la parità di errore perché è un modello stocastico. Per esempio, nel caso appunto di questo release del lockdown, i modelli un po' più raffinati ti fanno vedere che tu sei in grado, anche secondo quel modello, di vedere una differenza tra vari scenari, anche particolarmente rilevanti, soltanto dopo settimane. Questo non è perché il modello è sbagliato, questo è semplicemente perché appunto c'è il latency period, ci sono gli asintomatici. Se fai un modello molto aderente alla realtà, non troppo, perché poi il miglior modello di un gatto è un gatto, lo sappiamo, eccetera, eccetera. Però se fai dei modelli realistici, prendi tutti gli intervalli di confidenza e poi ti rendi conto che effettivamente questi scenari iniziano a divergere, nel caso nostro del coronavirus, soltanto dopo diverso tempo. Poi, questione del... Ah, guarda, la terza questione, poi figurati,
le news, eccetera. Stiamo facendo uscire un lavoro adesso su quella che abbiamo chiamato Public Response su News, su New Exposure. Quindi fondamentalmente quello che è un po' l'interesse degli utenti sui social media versus quella che è l'esposizione mediatica, quello di cui parlano i media mainstream tradizionali versus quello che vedi sui social media tipo Reddit, eccetera. Molto interessante, non perché l'ho fatto io, però secondo me vedi delle cose molto... Pubblicità vedi progresso. Pubblicità progresso, io dico sempre. Chiamo pubblicità progresso. Citate. No, e quindi chiaramente... Appunto, scusa, mi sono scusato per il secondo punto di cui... Oddio, adesso, siccome... Ah, la media, certo. No, sì, no, era legato, era un itinerario, allora, anzitutto, cioè, sì, alla fine c'è una maniera di metterli tutti e tre assieme. Certo. Quando tu fai il modello, quando io faccio il mio modello, cioè quando stiamo fra di noi e ce la raccontiamo, sappiamo perfettamente i limiti di quello che facciamo. Perfettamente. Diciamo che più o meno sappiamo i limiti di quello che facciamo. Poi ognuno cerca di vendere il suo pollastro. Vabbè, ci sta. Ma devi pubblicare un paper, è un casino, lo sai. Sì, appunto. Cioè, ognuno devi cerca di vendere. Ho detto, sì, no, ti capisco perfettamente. Sei tra l'altro a un'età che... ecco, l'unico vantaggio di essere stato a Santa Fe quando sei nato, ed è l'unico vantaggio, è che almeno quel problema l'ho superato. Tutti gli altri invece, le altre cose te le invidio. Quindi... Ritornando al di là dell'esistenziale, nel giro nostro, mettiamolo così, ci si capisce e capisco i limiti di quello che uno fa. Il punto è, e anche a livello, quando uno cerca di vendere la sua roba per farsi finanziare la ricerca in situazioni normali, va benissimo. Quando avevo bisogno di NSF o di fondazioni che mi finanziassero, dicevo che avrei risolto i mali del mondo, poi anche loro sapevano li avrei risolto. Il problema è quando sei in una situazione come quella che è avvenuta, dove a mio avviso la carica mediatica ha prodotto reazioni che sono state dannose e in cui accettare di semplificare, accettare di dare the worst scenario, accettare di raccontare il worst scenario come il scenario dominante perché si pensa che bisogna influenzare il policy maker, è una scelta politico-morale che personalmente ritengo lo scienziato non debba fare. Ecco, te la metto proprio brutalmente. Io credo che lo scienziato debba fare quello che dice, guardi, può succedere questo, può succedere anche quello. Le cose che si possono dire con un grado accettabile di certezza sono molto poche, sono queste. Se vuole le spiego le cose con il grado alto di incertezza, però allora sappia che c'è incertezza. A me personalmente nessuno è mai venuto a chiedermi niente perché... No, ma infatti, ma questo va benissimo perché non sei personalmente coinvolto. Ma per dirti che, nel senso, a me nessuno mi è venuto a chiedere niente perché non conto niente, ma io mi immagino anche, non so niente neanche di come si è sviluppata la questione, ma mi immagino che gli scienziati che sono nel comitato tecnico-scientifico del governo, insomma, facciano il loro lavoro come devono farlo. Penso che quello che filtra all'esterno sia quello che la stampa vuole far filtrare all'esterno. Io credo che se tu a me come scienziato mi chiedi degli scenari, io ti do tutti gli scenari. Se mi chiedi qual è il worst case scenario, io te lo do. Perché comunque ti dico, guarda, nel senso, il modello è questo, se tu fai un full release, se tu consideri chiaramente che il comportamento delle persone torna a quello pre-lockdown, che non sarà mai così, siamo d'accordo, ma per la stessa cosa che hai appena detto tu, che non possiamo mettere... Appunto, ma siccome sai, allora, scusami, perché qui viene il problema, vedi, siccome gli esseri umani apprendono, fare lo scenario che qualcuno ha fatto dicendo sì, il worst case scenario è, non mi ricordo cos'era. Mi dispiace, è misleading e non è scienza, perché sai perfettamente che non sarà così. Quello non è il worst case scenario, quello è l'idiocy scenario. Cioè la gente decide, sì, it's everybody becomes stupid and everybody becomes suicidal. Scusate, lo dico in italiano, ma non so perché mi è venuto in inglese. Perché... Non ho capito, guarda. Cioè, lo so che tu hai capito, ma perché capiscono quelli che ci ascoltano. Tutti diventano un po' stupidi e suicidi e quindi anche dopo aver appreso come si trasmette sta roba qua, tutti cominciano a comportarsi come si comportavano in febbraio del 2020. Vanno dai nonni, li abbracciano, baci in bocca, casini. Certo, vuol dire che Capisco, è diventato di matti. Quindi io quando vedo uno che dice io faccio lo scienziato, e questo è il worst case scenario, io mi incazzo. Io lo capisco, però secondo me, il tuo punto lo capisco, ma la risposta secondo me è un po' quella che hai dato tu stesso, nel senso che come fai veramente a mettere nel modello
in qualsiasi cosa, quello che è la risposta agli individui, la risposta all'individuo a quello che è stato. Cioè, è molto difficile di fare veramente il modello di easing della pandemia. Io, come scienziato, personalmente, se chiedessero a me tutto quello che posso dire, guarda, l'idiosi scenario te lo so fare, ed è questo. Tieni in conto che da idioti, nel senso, però uno non mi azzardo a farti uno scenario, diciamo, worst, but not idiosi, perché non saprei veramente che numeri metterci, capisci? Quindi, cioè, andare veramente... Okay, qui andiamo sul punto, infatti, ma qui andiamo sul punto e se vuoi andiamo anche sulla necessità dell'interdisciplinarietà e andiamo sulla necessità di stare molto della responsabilità sociale degli scienziati, di tutti gli scienziati, cioè di chi fa ricerca su questioni delicate. In realtà poi vale anche per il filosofo, cose del genere, che poi predica strane teorie semplificandole in TV e convince, che so, centinaia di migliaia di ragazzini. Pensati la versione popolare, ma neanche tanto popolare, anche di certa filosofia italiana, che ha convinto fette ampie di persone che la tecnologia è il male, perché ci riporta nel nulla, perché è nichilistica. E quindi, siccome noi non vogliamo essere nichilisti, noi siamo antitecnologia. Boia? Ah, sì, però la versione popolare è compresa e le implicazioni che ti senti ripetere regolarmente da centinaia di persone, anche ben educate, che hanno fatto il liceo, anche l'università, è che la civiltà occidentale, quella cosa, i laboratori dove lavori tu, i computer, essendo frutto della tecnologia, sono nichilistici perché vogliono trasformare l'essere, farlo uscire dalla sua eternità, insomma, e via andando, e quindi il destino all'Occidente è suicidarsi nel tentativo di cambiare il mondo. Vabbè, ho fatto un esempio di paradosso, ma neanche tanto, cioè questa è una roba che in Italia va molto di moda. Dov'è la necessità della interdisciplinarietà? È il fatto che non è vero che dire al policy maker che va in cerca di certe risposte. Perché sia chiaro, una cosa che si impara facendo i consulenti dei governi, e l'ho fatto per tanto tempo a tanti governi, e sono tutti uguali, è che il governo, il politico, non vuole farti la domanda che lui è onesta e riceve una risposta. No. Il politico ha già la risposta che vuole sentire. Però qua fondamentalmente quindi stai sgravando di responsabilità chi fa questo lavoro, perché se tu sai già questa cosa, io non verrò mai a darti uno scenario in cui mi sforzo, diciamo, a cercare di calibrare il modello per incorporare la reazione della popolazione. Io ti do quello che è il worst case scenario e poi se tu ti vuoi sentire dire questo, poi usalo. È un problema di responsabilità, capiamoci. Allora, prendiamo il caso appunto a dei decisioni di estendere, di mantenere lockdown a livello nazionale, di farlo nella forma drammatica in cui è stato fatto, che so, di chiudere i parchi. Ok? O di scatenare l'attacco televisivo, spendere soldi pubblici degli elicotteri della Guardia di Finanza per andare ad attaccare e filmare e vendere alla pubblica opinione i disgraziati in spiaggia da soli, ok? E l'impatto economico di decidere, per esempio, senza alcuna evidenza empirica, che i luoghi di lavoro erano generalmente i luoghi dell'infezione. Cosa non vera, dai dati. Ora, tutte queste decisioni, che hanno un costo sociale gigantesco, tu capisci che vengono prese sulla base della disponibilità di qualcuno di dire sì, questo è il worst case scenario che succederebbe se non si chiudono i parchi. Io capisco, però tu stai mettendo veramente la responsabilità, secondo me, un po' dalla parte sbagliata. Nel senso che... No, ti immagini. No, scusami se ti interrompo, adesso ti lascio. No, nel senso che it takes two for tango. C'è una domanda e c'è un'offerta. Guarda, nel senso, su quello di chiudere i parchi o di altre misure irrazionali, cioè, sfondi una porta aperta, figurati. Cioè, nel senso, tra l'altro, tutto questo costo, sai bene chi è che lo va a pagare, qua, fine. Non è la tua generazione, no? Più che altro è la mia. Infatti, come hai ragione, e infatti non è un caso che io mi sia, in questi tre mesi, speso molto dicendo state massacrando veramente, questa roba massacrerà un pezzo di... Ma neanche la tua, cioè, non tu, non ti voglio... Cioè, no, nel senso che tu sei uno fortunato, cioè fai un tipo di lavoro e hai un tipo di vita che
lockdown o no lockdown non ti fa grande differenza. Al più nel privato un po' ti fa differenza. Sì. No, io sono d'accordo, però ti dico, riuscire a mettere nero su bianco questa cosa, secondo me, è veramente difficile. Penso che le decisioni sono dei policy maker, dalla parte degli scienziati, c'è la responsabilità di fare, a parte un po' di lavoro divulgativo, che forse non è stato fatto fino in fondo. Infatti io sono contentissimo che mi ha invitato, che comunque, anche se non abbiamo parlato più di tanto di scienza, alla fine spero che qualche messaggio sia passato. E dall'altro, secondo me, c'è la responsabilità di dire molto chiaramente quelle che sono le cose. Quindi, ti dico, il modello funziona così, queste sono le cose. Sa, così. Ok, guarda, non voglio... Secondo me è un discorso chiave. Nel senso che è un discorso chiave perché, ecco, questa sì era una cosa che va riconosciuto. Insomma, Gates l'aveva capita, non era l'unico. Uno degli effetti della globalizzazione sarà l'aumento della probabilità di pandemie dovuto al fatto che una parte del mondo è ancora molto arretrato, le situazioni igieniche sono quelle, ma soprattutto siamo molto interconnessi, le mutazioni esistono, non è che i virus vanno via perché si raggiunge un certo livello di reddito pro capita, si riduce semplicemente la probabilità di entrare in contatto con certi tipi di virus. E dato il livello di interconnettività del mondo, qualsiasi infezione virale nuova non rimarrà locale come succedeva, o non si trasmetterà sul globo lentamente, come faceva, che so, quello non era virale, vabbè, insomma, le pesti, le cose nei secoli passati, lo farà rapidissimamente. Quindi devi saper reagire rapidissimamente, devi adattare la tua velocità di risposta a quella del virus, no? E non alla velocità di risposta di 100 o 150 anni. E quindi, siccome questo problema si ripresenterà, il problema dell'educazione, cioè del ruolo degli scienziati, voi ma anche noi, no? Tutti, nel provare a spiegare e quindi ridurre il tasso di manipolabilità dell'opinione pubblica alle opinioni del politico, è alto. Sai, io ho capito che viene la tentazione di dire: ma io faccio il mio lavoro, se mi chiedono di fare una forchetta io faccio una forchetta, se mi chiedono di fare un coltello io faccio un coltello, però non so come dire, una linea sottile che ci separa un po' da quelli che dicono: ma io faccio una cosa, comunque tanto il prodotto è neutro. Secondo me però è più rischioso voler andare a fare overfitting, se mi consenti questa parola che sta di moda adesso, voler fare overfitting di quelli che appunto sono i comportamenti umani e voler dire: allora no, guarda, ti faccio non l'ideale scenario, la cosa più raffinata, cerco di fare veramente le cose, di modellizzare appunto come reagisce le persone. Io penso che sia, è vero, è una responsabilità degli scienziati, ma c'è anche un momento in cui uno si ferma e dice: guarda, le cose sono così, non esagero, non ti faccio overfitting, eccetera. Però scusa, visto che tanto per mettere più di pepe, che so sembra che siamo d'accordo su troppe cose alla fine. Vai. Hai detto appunto che l'idea è di adattarsi un po' alla velocità di propagazione del virus, saper reagire velocemente, no? Ecco, secondo me un po' questa è la sfida dei prossimi mesi, ma forse addirittura purtroppo dei prossimi anni, non lo so. L'idea è quella di prepararsi a reagire velocemente e non farsi cogliere impreparati come è stato la prima volta, che chiaramente a quel punto lì non era colpa di nessuno. Adesso invece, cioè, il tempo ce l'abbiamo avuto per fare build up, per costruire della capacità di risposta, per formare delle persone, eccetera, eccetera. Adesso io credo, se dovessi giocarmi, non credo che ci sarà mai una seconda ondata. Quello che ci sarà, credo che saranno dei focolai estremamente localizzati. Ecco, su questo noi possiamo discutere, perché abbiamo l'opinione diversa. Io segnerei una probabilità positiva alla seconda ondata. Negativa. La positiva sì, la segni anche tu, però insomma non negligible, ecco, per usare il linguaggio la probabilità può essere positiva ma piccolissima, per cui dici: ma vabbè, per caso, sfortuito, accade. No, io credo che la probabilità della seconda ondata è maggiore del 50. Se dividiamo il mondo in due eventi, che invece non è così perché poi dipenderà dall'intensità e dalla velocità con cui arriverai le forme, ma se dividiamo il mondo in due eventi, arriva la seconda ondata, non arriva, a direi 60% seconda ondata, 40%, mentre Michele ha chiaramente l'opinione opposta. Io sono un po' un ottimista, un po' per natura. Io spero che veramente in questi mesi si sia costruita un po' di questa capacità, che secondo me è anche, per andare a una cosa su cui siamo in disaccordo, i famosi contact tracer, per esempio,
appunto aver comprato i reagenti per fare i tamponi. E l'idea secondo me è un po' che appena si vede qualche focolaio che emerge, riuscire a spengerlo sul nascere, in modo che questa seconda ondata, se mai ci fosse, sarà una cosa estremamente, diciamo, breve, o comunque sia il modo da poter essere spenta sul nascere. Secondo me bisogna spendere un po' di soldi, bisogna, come diciamo, cercare di assicurarsi in parte per riuscire ad arrivare preparati a questa eventualità che può esserci, insomma. Quindi secondo me c'è da spendere un po' di soldi, perché ne abbiamo persi una valanga con questo lockdown generale, cioè, insomma, non con il lockdown, con la crisi. Quindi secondo me io la vedo un po' come una forma di assicurazione. Spendi un po' di soldi, metti su un po' di laboratori, compri un po' di reagenti, formi un po' di persone, è caro, siamo d'accordo, con la speranza che non appena fondamentalmente si sviluppa di nuovo l'epidemia, tu sei in grado di intervenire in maniera efficiente. Lo so che in Italia efficiente sembra una parola proibita. Sai, anche perché, Michele, queste cose che tu hai detto erano anche state dette e fatte da alcuni, pochissimi. Ieri ne ho intervistato uno sul canale Liberi Oltre, lo trovate, che l'hanno fatta in gennaio. Quindi non è vero che non c'era comprensione, ed era stato detto che era questo ciò che andava fatto allora. Ed è qui appunto che diventa di una qualche rilievo il ruolo dello scienziato, non so se mi spiego. Capisci? E cioè comprare un po' di reagenti, preparare i test, spiegare come funzionano le mascherine, eccetera, eccetera, non era una cosa così difficile da fare a gennaio, tant'è che alcuni l'avevano suggerito. Ma a gennaio, secondo me, guarda, io ti parlo appunto della Spagna, qua hanno chiuso quasi una settimana dopo l'Italia, nonostante il profilo dei dati fosse esattamente sovrapponibile. Io era già qualche giorno che scrivevo su Twitter, che chiaramente non serve a niente, però nel senso hanno chiuso un pochino in ritardo qua in Spagna. Hai visto che l'hanno fatto in UK, per esempio? Hanno chiuso molto in ritardo, e sai anche perché, visto che vivi in Spagna? Per ragioni strettamente politiche. Appunto, allora ti dico... Ma quello è il punto. Esattamente come per ragioni strettamente politiche di propaganda, in Italia prima si è fatta la pseudo chiusura degli aeroporti, che qualcuno ha detto stupendo, siamo a uno scienziato o più di uno scienziato, questo ci protegge, creando un'illusione assurda che non ci fosse qualcuno col virus già in giro per l'Italia, ok, e poi si è passato al lato estremo opposto, cioè chiudere tutto altrimenti sarà la fine del mondo. In Spagna hanno fatto esattamente la stessa cosa, molto divertente, no? Infatti, se guardi anche le due parti politiche, che in questo caso si sono assomigliate, è abbastanza affascinante la dinamica italiana, no? E quella spagnola, perché sinistra-destra e gli atteggiamenti sono simili. Io su questa cosa, per esempio, di chiudere i voli, in realtà ci sono dei risultati, insomma, degli studi abbastanza interessanti. L'idea è che se tu chiudi i voli non sei a salvo, ma almeno ottieni, diciamo, un rallentamento. Se stai comprando, diciamo, un po' di tempo, poi come questo tempo sia stato usato a gennaio, febbraio, quello è, purtroppo non è stato usato come dovuto, diciamo. Però insomma, ma vedi, è per qui che è necessario, dove cominciamo a non essere d'accordo, ed è molto utile quando uno dice io chiudo i voli e guadagno un po' di tempo. Giustissimo, non c'è nessun dubbio, nessuno mette in discussione questa cosa qua. Il problema è quanto tempo guadagni a fronte del costo. Tutte le volte che questo problema è stato, e questo vale per ogni misura, tutte le volte che persone come me, nei mesi da gennaio in avanti, hanno sollevato, poi ci ho anche rinunciato perché ero stanco di sentirmi chiamare assassino in pubblico, no? Hanno sollevato questo problema. La risposta è stata: la vita umana non ha prezzo. E questo è, mi dispiace, non è solo ipocrita, è proprio antiscientifico. Mi dispiace comunicarvi che le vite umane hanno prezzi, e hanno anche prezzi differenti, tra l'altro. C'è un'enorme varietà sul mercato della vita umana. Ed è un fatto che tutti fanno tutti i giorni. Lo scienziato che non lo dice e accetta la retorica vuota del politicante che dice la vita umana non ha prezzo, e lo dice e lo usa solo quando gli serve per raggiungere un obiettivo politico, a mio avviso non è solo una questione, come dire, genericamente etica, proprio non fa il suo lavoro di scienziato.
guarda, sai, qua io veramente sono così lontano da quello che è il mondo di dove si prendono le decisioni che non ho idea di come funzioni, però io se fossi stato chiamato... Banale, cioè le decisioni si prendono, come hai visto, sulla base di una proiezione che dice X finiranno in intensive care units, quindi faccio questa cosa qua. A quel punto c'è un salto logico, perché nell'analisi manca il costo. Però io faccio la mia parte, diciamo, di fisico statistico, ti dico, nel senso, io ti dico, guarda, sulla base dell'evidenza empirica sembra che se chiudiamo i voli dalla Cina guadagniamo un paio di settimane. Tu ti fai il conto di quanto costa e decidi cosa fare nel frattempo. Poi ti dico, che ne so, a New York, guarda, sta succedendo, o anche in Spagna, guarda, in Italia sta succedendo questa cosa, abbiamo 6 giorni di tempo, succederà esattamente uguale. Io mi immagino anche però che il politico, prima che scoppiasse tutto, dica una cosa del tipo, ma questo è impossibile, non è morto ancora nessuno, è una cosa della Cina, è una cosa dell'Italia, è una cosa dell'Europa, no? Il problema è sempre altrove e quindi non reagisce proprio perché ha paura del costo. Poi forse, questo non lo so, però forse una volta dopo che abbiamo avuto questa enorme ondata, allora poi è il politico stesso invece a voler frenare e a scegliere lo scenario che gli fa più comodo. Io se a me chiamassero me, io farei il mio lavoro in maniera più onesta possibile, ti dico, guarda, l'evidenza mi dice questo, possiamo guadagnare tempo così. Scenario peggiore, senza considerare cambiamenti del comportamento individuale, è questo. Ci metto dentro un po' di dati dei contatti tra famiglie, scuole, eccetera. Ti dico, se chiudi le scuole, fai questo. Se chiudi le province, cioè restringi la mobilità, fai questo. Io penso che comunque il mio ruolo potrebbe essere questo, sicuramente non altro. Insomma. Ecco, su quello accordiamoci di non essere d'accordo. Accordiamoci di non essere d'accordo perché in una società appunto complessa, e qui proprio di nuovo potrei farti il modello, tu capisci che una società molto, estremamente complessa come la nostra, dove decisioni politiche e sociali hanno effetti giganteschi, no? E in cui la specializzazione nella distribuzione del lavoro, la specializzazione del lavoro, è altissima, non voler factoring, come si dice, non voler calcolare, no? Nelle proprie scelte, nel proprio ruolo di scienziato che fa questa X, scienziato che fa questa Y, questo fa la Z, questo fa la K, l'utilizzazione, il modello globale che alla fine è gestito dal politico, dalla potere politico e dal potere mediatico è francamente una specie di, non ti offendere, ma l'unica metafora che mi viene è quella dello struzzo. Nel senso, perché, cioè, prova a pensare, no vabbè, no, non si può fare questo paragone perché la reductio ad iter rerum, sono d'accordo che è una stronzata, quindi non lo posso fare. Devo inventarmi al volo un'altra metafora, mi veniva in mente Heisenberg, tutto il suo ruolo, avrei seguito la polemica su Heisenberg e l'atomica, no? La, scusa? E l'atomica tedesca, non tedesca. Ah, sì, sì. Cioè, lui è stato accusato per molto tempo, adesso sappiamo dalle sue lettere che lui ha giocato un gioco pericolosissimo che sembra essere stato quello di ritardare in realtà l'atomica tedesca, cosciente che insomma, avrebbe avuto certe implicazioni. Ma appunto la riduzione dell'argomento a quegli esempi lì è sempre esagerata, quindi vorrei evitarla. Rimane il fatto comunque, in generale, nella misura in cui siamo d'accordo, che io so, tu sai e gli sa, che siamo pezzettini di un ingranaggio che il decision maker politico e mediatico controlla, il chiedersi se io gli contribuisco l'elemento che mi chiede, lui poi come lo usa, a me pare parte della job description. E su questo sembra che non siamo d'accordo, no? Eh sì, forse dipenderà anche un po' di esperienza che abbiamo. Io vado con il mio ottimismo, con il mio, sai, non lo so, con la mia speranza che le cose che posso dire eventualmente sempre vengano utilizzate al meglio e non vengano weaponized in nessuna forma. E, sai, forse tu, cioè, hai vissuto più cose, diciamo, per cui hai una posizione diversa su questo, sai, non lo so. Non si sente. Sei muted. Io muted perché stavo spostando delle cose e poi mi sono scordato. E per 20 anni ho fatto un po' di lavoro, cioè di consulenza più di qualche posto e ho imparato delle cose, però questo è abbastanza indipendente, il ragionamento che sto facendo. Nel senso che, tra l'altro,
A me pare che, ecco, sia oggi questo fenomeno, no? La selezione, il filtro mediatico, cioè, di fare le domande solo a coloro i quali danno le risposte che vogliamo. Ecco, quando io, questo è particolarmente forte in un paese come l'Italia, non solo in Italia, ma è particolarmente forte in un paese l'Italia dove l'intero sistema mediatico ufficiale è controllato o perlomeno vive in simbiosi col potere politico. Se tu oggi guardi gli strumenti di informazione italiani, vedrai che durante questa crisi hanno fatto le domande solo laddove sapevano che sarebbero arrivate certe risposte. Non hanno mai fatto le domande a chi avrebbe potuto dare una risposta diversa. Sai, se vuoi parlare di come ha funzionato il sistema dell'informazione in Italia durante la pandemia, i miei amici mi prendono in giro dicendo che mi viene l'ulcera perché faccio dei banchi continuo di articoli palesemente falsi o sbagliati quando si parla di cose che appunto sono capaci di fare dei banchi, di fare, diciamo, di smontare le bufale. Cioè, vengono ripresi studi senza nessun fondamento, a seconda di come va il vento, nel senso che se bisogna, diciamo, fomentare la paura, allora lo studio che dice che i morti crescono esponenzialmente, che è ovvio solo nella fase iniziale della pandemia viene ripreso, eccetera, eccetera. Se invece siamo nella fase opposta, guarda, su Twitter veramente ne ho smontati diversi, anche prendendomi un po' di insulti così. Io ci provo, diciamo, nel mio piccolo a cercare di tenere la roba più scientifica possibile. Purtroppo, nel senso, i media e i giornali vanno dietro a quello che vogliono raccontare, quindi come trovano qualcosa, diciamo, che conferma il loro bias, diciamo, che poi è quello del momento, appunto, ti dico, perché va un po' come va il vento, lo pubblicano, anche se sono delle bestialità incredibili. Io ho cercato di smontare diversi nel mio piccolo, però, sai. Beh, allora, è stupendo perché alla fine siamo d'accordo, una cosa, se posso dirlo, però questa sì, uso l'età. Ma mai prendere troppo personalmente queste osservazioni sui comportamenti, perché sennò altrimenti finiamo in una discussione che non riusciamo a fare perché diventa troppo pesante sul piano personale, non si può fare. C'è un dato obiettivo, poi si parla genericamente, che poi ognuno dei soggetti in quel dato obiettivo fatto di media e di tanti soggetti abbia fatto A, B o C, sono affari suoi. Capisci? L'aspetto delicato del ruolo dello scienziato, della maniera in cui racconta il modello, in maniera in cui lo lascia utilizzare o permette di utilizzarlo, eccetera, bisogna cercare di discuterlo in astratto prescindendo dalle esperienze dalla situazione personale, altrimenti ci vuole tanta forza d'animo per riuscire a farlo, ecco, mettiamola così. E cercare di astrarre dalla propria condizione. Questo è il mio invito, perché Scusa, non ho capito in che senso sto no, nel cercando. senso che ho avuto l'impressione che nel mio osservare che una serie di persone ha permesso, insomma, ha dato la risposta che il politico voleva quando sapeva che c'erano anche altre risposte ugualmente probabili, tu l'abbia sentita come un dito puntato nei confronti tuoi o di colleghi tuoi. Ecco, Allora, ma a lo è. me non mi chiede niente nessuno, figurati, sono l'ultima ruota del Beh, carro. insomma, di qualcuno che conosci, d'accordo. Mentre invece, per concludere, perché sennò abbiamo imparato che quando si parla troppo poi la gente se ne va, questa cosa dell'informazione mi interessa, quindi se ci stai, facciamo un paio di puntate in cui racconti la tua analisi proprio su questo, come a me interessa, e so che chi ci segue ci interessa, è il dibattito su il ruolo del sistema mediatico nel determinare la risposta politica e sociale alla pandemia, è cruciale a mio avviso. Tant'è che avevo persino pensato, ho raccolto un po' di dati di scrivere un libricino, credo di averlo già detto, con un amico. Se ne hai voglia, ci si rivede fra una settimana, Un po' prepari di due tutti, robe. ancora il pepe non è scritto, però ci stiamo lavorando, dai. Vabbè, puoi raccontare risultati preliminari tali che nessuno te lo può rubare, Infatti. dai. Voi vedete come funziona? L'avevo. È un mondo terribile. Lo so, lo so. Dai. Ti immagini, è capitato, vabbè, il mio primo paper, forse il paper più, non il più famoso, non il più citato, ma è stato il più bello che ho scritto con Luigi Montrucchio. Qualcuno ha cercato di rubarcelo prima ancora, quando era stato appena giù, grazie a Dio, l'avevamo submitted. E L'idea quindi. di vivere con la paura che c'è lo scoop sul paper è terribile. Comunque, a questo non interessa a nessuno. Dai. Oh no, così chi ascolta capisce che anche nel mondo della ricerca c'è una dimensione di. No? Dai. Sì. Michele, grazie.
Grazie a te, Michele. Un saluto a Ciao, tutti. buona serata al Born, eh. Ciao. Tranquillo, porta la mascherina, mi raccomando.